Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Mariano, 61 anni, ha effettuato 2 anni fa un impianto di protesi al pene perché era stato operato 5 anni prima per un tumore alla prostata e oltre ad avere una disfunzione erettile importante, non rispondere ai farmaci orali, aveva anche una deformazione del pene, aveva sviluppato un'indurazio penisplastica che è una condizione che nel 90% dei casi è idiopatica, nel senso non si sa perché viene. Nell'altra percentuale di casi è molto molto frequente nei pazienti che hanno una disfunzione erettile importante, severa, soprattutto dopo una prostatectomia radicale, perché la tunica albuginea, l'ipossia dei corpi cavernosi, tende a dare delle cicatrici che deformano il pene. A distanza di 2 anni, Mariano ci racconta la sua storia brevemente e ci dice come sta. Vai Mariano. Sì, diciamo sto benissimo, anche nel lato sessuale vado benissimo, tutto bene, e devo ringraziare il professor Antonini che mi ha risolto un grandissimo problema che avevo. Senti, nei 5 anni sì, che sono passati dalla prostatectomia radicale all'impianto di protesi, qualcuno ti aveva detto che c'era questa possibilità e soprattutto il tuo stato d'animo da un punto di vista emotivo, psicologico, com'era? Allora, purtroppo non mi aveva detto niente nessuno. Poi, ovviamente, l'ospedale dove sono stato operato, siccome c'era una persona abbastanza importante e capace, pensavo che quella persona mi poteva aiutare. Invece non mi ha detto nulla, mi hanno continuato a curare con dei farmaci, poi le punture, però ero molto depresso, ho pensato a delle cose un po' brutte che non voglio dire, e poi ringraziando Dio ho incontrato il professore tramite un mio amico e ho risolto questo problema. E le devo dire grazie per tutta la vita. La tua qualità di vita sessuale in questo momento, il piacere, l'orgasmo e soprattutto tua moglie è soddisfatta di questo intervento che hai fatto? Sì, a parte che sono soddisfattissimo dell'impianto, poi la vita sessuale tutto bene, ringraziando Dio, pure mia moglie è risollevata, abbiamo diciamo rapacificato diciamo quello che era successo nei 5 anni, ringraziando Dio è ritornato tutto nella norma, diciamo, ecco. Lo rifaresti? Lo rifarei, sì, è ovvio. dai un consiglio a un uomo di 60 anni prostatectomizzato che già da un punto di vista emotivo psicologico ha subito il trauma della malattia tumorale, che ha deficit erettile. Cosa consiglieresti? Gli consiglierei subito di venire da lei e fare l'operazione, assolutamente, e basta, tutto qua. Bene, quindi sei contento? E sono contentissimo, non contento, perché devo nascondere cose. Va bene, perfetto, questa era la testimonianza di Mariano. Vi invito a mandare le vostre domande all'indirizzo di email in sovraimpressione e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.